buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Controlli serrati della Polizia Locale per individuare i negozi che non fanno la raccolta differenziata. Sono state effettuate operazioni nei quartieri di Soccavo, Vomero, San Lorenzo, Poggioreale, Barra, Ponticelli, Mercato Pendino. Depositi di sacchetti fuori orario e fuori dai cassonetti, carta e cartoni gettati nella spazzatura comune, rifiuti mescolati senza differenziare sono i più comuni illeciti. Su 140 attività commerciali controllate sono state elevate 85 multe, sanzionati inoltre 48 cittadini, sequestrati 4 veicoli per trasporto illecito di rifiuti, uno per trasporto illecito di pneumatici usati, uno per trasporto di materiali da cantiere. Due persone sono state denunciate per abbandono di detriti in strada. Tra i veicoli sequestrati, anche un furgone carico di grossi cavi di rame senza alcun documento che ne giustificasse il trasporto e la legittima provenienza, con il conducente privo di patente e di assicurazione. In via Gianturco, denunciato il titolare di un supermercato per aver abbandonato sul marciapiede un'intera pedana di pannelli in cartongesso, che vanno invece smaltiti come rifiuti speciali. Sequestrato il materiale che è stato avviato al corretto smaltimento. Lotta severa al sacchetto clandestino. Diverse persone provenienti da comuni limitrofi sono state scoperte nelle prime ore del mattino a sversare i propri sacchetti di spazzatura a Napoli, senza neppure differenziare i rifiuti. Multati cittadini di Quarto e Pozzuoli in via Pisani ed in via Montagna Spaccata, cittadini di Melito e di Giuliano in corso Secondigliano. Grazie ad una segnalazione dettagliata di un cittadino sul profilo Facebook della Polizia Ambientale, gli agenti hanno sorpreso un operaio intento ad abbandonare porte e finestre sul marciapiedi. Scattata la denuncia per l'uomo e il controllo al cantiere dove era impiegato. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.